Buongiorno amici, benvenuti a Valencia. Io sono già qui e mi sto facendo il mio lento in preparazione della grande gara di domenica. Tapering puro, ragazzi, e sono felice di essere qua. Ebbene sì amici, ci siamo, ormai manca poco, questa è la settimana della maratona, del grande evento. Sono qui nel punto dove praticamente c'è l'arrivo, laggiù, dove si ultimeranno le fatiche di tutti i maratoneti che correranno qua a Valencia, che avranno il privilegio di correre in questa bellissima città, quella che è definita la città del running, la città del running. Ed è vero, è una città per runners. Secondo me ci sono tantissimi atleti qua in questa città, tantissimi runners, mai visti così tanto in una sola città. Ne ho già parlato in un altro video proprio quest'estate quando ero qua. Comunque, vi volevo raccontare un pochettino del mio avvicinamento alla maratona di Valencia. Sapete per me quanto è importante, questa è la maratona che ho scelto per tentare di fare il personale e soprattutto per tentare di fare il minimo che mi qualificherebbe ai prossimi campionati inglesi, e soprattutto lo stesso minimo poi equivale anche per iscriversi a tutte le gare più importanti come sub elite, ovvero di correre sotto le 2 ore e 40. Perché questo tempo è importante? Perché ovviamente appunto mi dà accesso ai campionati inglesi, mi piacerebbe tantissimo avere questa esperienza nel mio curriculum, e ovviamente avere un tempo sub elite che ti qualifica a tutte le maratone più importanti è anche importante, perché vuol dire non avere lo stress di iscrizione, perché di solito i tempi di iscrizione sono leggermente diversi, ci si può iscrivere un pochettino più sotto gara. Cosa che per un atleta insomma non è male, dover ogni volta registrarsi un anno prima per una maratona non è il massimo. Arrivo a questa maratona abbastanza bene, come sapete ho fatto la maratona di Manchester, che è stato un po' un primo tentativo, un primo approccio, non è andata benissimo, anche se comunque ho capito di essere veloce perché ho fatto il mio personale sui 30 km. E poi ovviamente ci ho costruito sopra un altro pezzo di preparazione con 5 settimane abbastanza intense, e dove queste 5 settimane si chiudono appunto con questa qui, che è la settimana della maratona, dove sono in totale tapering, sto cercando di recuperare le gambe, girano, gli ultimi lavori specifici che ho fatto vanno molto bene. Cosa faccio di solito in questo periodo, in questi giorni pre-gara, diciamo una settimana prima della maratona? Prima cosa, obiettivi. La definizione degli obiettivi è fondamentale, come in tutte le cose, soprattutto in una gara una gara importante come questa. Che cosa vuol dire definire gli obiettivi? Vuol dire essere consapevoli con se stessi di quale sarà il ritmo che si vuole tentare di poi correre la maratona. Ormai a qualche giorno dalla maratona sicuramente conoscete il vostro ritmo di gara, e quella è la definizione dell'obiettivo. Io di solito nelle gare cerco di avere sempre 3 obiettivi che poi mi servono in gara per trovare sempre delle
delle motivazioni anche quando magari le cose non vanno benissimo. L'obiettivo A, che è l'obiettivo ovviamente più grande della gara, il vero obiettivo di solito stagionale per me, l'obiettivo B di quella gara e l'obiettivo C. Nel caso della maratona di Valencia, l'obiettivo A è quello di correre il più vicino intorno alle 2:35. Io mi sono segnato un ritmo di 3:40, anzi adesso vi dico anche tutti i ritmi che mi sto impostando. 3:40 vuol dire correre sotto le 2:35, che è il mio grande obiettivo di una vita in realtà, che è il grande obiettivo di Simone come atleta. Il mio obiettivo B è quello comunque di correre intorno alle 2:38, che vuol dire correre circa 3:45, e l'obiettivo C è quello di correre, come dicevo, un qualifier time per i Sub Elite e per i campionati nazionali britannici, e questo obiettivo vuol dire correre sotto le 2:40 e quindi 3:47 al chilometro. Mi segnerò tutti i passaggi in gara sulle braccia, sia il passaggio in gara di quello che dovrebbe essere il ritmo per l'obiettivo A, sia per l'obiettivo B, e poi metterò anche qualche spunto eventualmente per l'obiettivo C, perché questo poi ti aiuta in gara a non dover pensare troppo, perché poi quando ci si stanca si fa fatica a calcolare i ritmi a mente. Seconda cosa che faccio in vista appunto della gara, nella settimana della gara, è quella di studiarmi il percorso. Non sono venuto qua a caso, voglio vedere qual è la partenza, qual è l'arrivo, com'è insomma tutto il setting, perché ovviamente non ho mai corso la maratona di Valencia, ma la cosa più importante che farò è quello di guardarmi video, altimetria e studiarmi per bene il percorso, perché quello è fondamentale per avere la strategia giusta, per decidere quando attaccare, per decidere quando invece non attaccare troppo e quindi andare a un ritmo più tranquillo, per esempio dove ci sono salite, ponti, situazioni complicate. Qua per esempio a Valencia ho già un pochettino studiato il percorso, ho visto che c'è un ritorno importante, ovvero una curva che taglia totalmente per rientrare, e quello sarà un punto lento della gara che nella sua posizione, che è comunque un pochettino più là in gara, non dovrebbe dar troppo fastidio perché non dovrebbero esserci troppi runners davanti al mio ritmo. Però ecco, per un ritmo diverso per esempio potrebbe essere un problema, perché magari bisogna sapere esattamente quando succede quella curva. Così come è importante conoscere tutte le salite, dove ci sono i ristori, che cosa danno al ristoro, insomma tutto quello che è importante sapere all'interno di una gara come questa. Comunque per i miei amici che verranno qua a Valencia, questa è una gara piatta, questa è una gara veloce, questo è il posto giusto per far realizzare i propri sogni. Ovviamente quando si guarda il percorso si studia anche il clima, che è fondamentale. Essendo io già qua a Valencia, vi posso dire che il tempo è spettacolare, temperature perfette per correre. Ho già guardato, domenica dovrebbe essere altrettanto, quindi amici, divertiamoci. Terzo punto fondamentale che faccio di solito la settimana della gara, di solito verso l'inizio: depilazione, taglio unghie, insomma tutte quelle cose che si potrebbero fare. Il taglio delle unghie direi che è abbastanza importante, ovviamente quello delle dita dei piedi va fatto ora e non troppo in là, non troppo vicino alla gara, perché ovviamente ci possono essere tagli, piccoli problemi che poi danno fastidio. Quindi tagliatevi le unghie dei piedi verso l'inizio della settimana della gara, e soprattutto per noi uomini, se ci dobbiamo depilare le gambe per massaggi e cose del genere, meglio farlo prima per evitare poi irritazioni eccetera eccetera. Altra cosa fondamentale che faccio la settimana della gara è scrivermi giù, anzi soprattutto memorizzarmi e ragionare sulle reason why di questa maratona, di questa grande gara. Le reason why degli obiettivi che ci siamo prefissati. I miei, come avete visto, sono molto segnati a pietra. Voglio fare un tempo specifico perché ho degli obiettivi specifici: qualificarmi a un campionato britannico che non sono mai riuscito a correre in carriera, qualificarmi, avere un tempo per 2 anni valido per un sub elite in qualsiasi maratona del mondo. Insomma, quella è un pochettino la reason why. E poi ovviamente la reason why più grande è quella, il fatto che sono nella città di mia moglie. Qua ci saranno parecchie persone che verranno a vedermi e quindi sarà un'emozione pazzesca poter fare il personale, speriamo, incrociamo le dita, nella città di mia moglie. It may not be my birth.
Penultima cosa, importantissima ma non per importanza, è quella di ricordarsi che si ha una gara tra poco. Quindi attenzione a non prendersi l'influenza, prendere freddo, copritevi, state un pochettino più attenti, soprattutto a virus e cose del genere che possono circolare. Ovviamente non diventate troppo paranoici, però insomma ricordarselo ogni tanto potrebbe funzionare, quindi magari quella settimana lì cercate di evitare appunto cose strane. Una cosa che ho imparato sulla mia pelle è quella di non mangiare cose nuove, soprattutto di non rischiare intossicazioni alimentari, perché una volta mi è successo, quindi attenzione per esempio a pesce crudo, sushi, carne cruda, insomma tutto quello che potrebbe portare delle intossicazioni alimentari. Non provate ristoranti nuovi, insomma state un po' più attenti. E ultima cosa, ma non per importanza, che si collega a quello che ho appena detto, attenzione all'alimentazione. Come ho già detto in altri video, non vuol dire che bisogna esagerare, per esempio non dovete mangiare tutta la settimana pasta, carboidrati, come ci hanno insegnato tante riviste, tanti specialisti che una volta appunto ti dicevano carb load, bisogna mangiare carboidrati, sfondarsi i carboidrati prima della maratona. Ovviamente non serve tutto questo, semplicemente un minimo di equilibrio. Ecco, magari la sera prima della maratona, attenzione, io di solito mangio una pasta più leggera, nel senso che non cerco salse troppo raffinate, pasta al pomodoro, pasta in bianco, insomma tutto quello che potrebbe non dar fastidio, comunque sempre dei bei carboidrati. Però insomma le proteine si possono e si devono mangiare in questa settimana senza problemi, semplicemente non provate cose nuove. Attenzione magari alle fibre, ecco, non esagerate con le fibre proprio nella settimana della gara. Sì, le fibre fanno bene, sono importanti eccetera, però ecco, meglio non giocare troppo con queste cose. Insomma state attenti, non volete avere problemi di stomaco in gara, volete sentirvi leggeri, volete stare bene, energia ovviamente dovete averne tanta, quindi mangiate le cose giuste. E come dico sempre, però attenzione a non fare cose nuove, soprattutto quando venite qua all'Expo venerdì e sabato. Qua all'Expo venerdì e sabato non comprate schifezze alimentari che vi promettono poi di fare il personale, energetici nuovi, gel, cose, cioè per carità compratele, ma non utilizzatele in gara o pre-gara, perché rischiate di farvi male. Intanto c'è un atleta, non so se lo vedete, ma appena passato un atleta professionista. Non so sinceramente chi è, ma sicuramente un atleta Nike da quello che vedo. Comunque, amici, queste sono le cose che di solito faccio la settimana prima della maratona. Ultima cosa, sabato mattina alle 8:30 ci ritroviamo qua con tutti gli amici che vengono a correre Valencia, che vengono a correre questa bellissima maratona. Ci sono tantissimi italiani, so che tanti del gruppo Riesco a Correre saranno qui, quindi faremo un meetup alle 8:30 di sabato proprio in questa zona qua, ovvero dove succede tutto, città dell'arte e della scienza di Valencia, più o meno all'altezza dell'arrivo, che è più o meno qua. E potremmo trovarci proprio qua in questo punto. Comunque poi metto tutto su Strava, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e seguitemi Simone Luciani e il club di Riesco a Correre, metterò lì l'evento, le indicazioni, lo farò anche su Facebook e su Telegram, se non vi siete ancora iscritti su questi canali fatelo. E ci troviamo qua alle 8:30 e facciamo 3-4 km, poi decidiamo tutti insieme lenti di rigenerazione in vista poi della gara di domenica, perché sapete che io corricchio prima della gara, preferisco sempre far girare le gambe. Amici, io ho finito, fatemi sapere nei commenti se verrete qua a Valencia, se ci vedremo sabato mattina, altrimenti io all'Expo vado venerdì pomeriggio, quindi magari ci possiamo beccare anche all'Expo. Per tutti gli amici che correranno a Valencia e saranno qua a condividere la strada con me, in bocca al lupo, spero veramente che possiate raggiungere i vostri obiettivi, i vostri sogni in questa bellissima città. Se vi è piaciuto il video per favore mettete un like, se non vi siete ancora iscritti per favore fatelo, e soprattutto correte e fate l'amore. Ciao belli!